Buon pomeriggio a tutti, come sempre benvenuti, bentrovati e benvenuto al dottor Gabriele Catania, oggi ospite di questa chiacchierata e grazie di essere qui, di aver accettato. Buon pomeriggio a tutti. Oggi ci troviamo ad affrontare, come è successo anche in altre interviste, il tema della salute mentale. Non soltanto, ecco, perché siamo in un anno particolare, il 2024, si ricorda, ecco, il centenario della nascita di Franco Basaglia, ma credo che sia, importante, interessante trattare questo argomento perché tante persone attraversano una situazione di disagio, psichico e naturalmente all'interno di una società, di una comunità. È importante affrontare questo argomento per cercare di capire quali sono magari i servizi che mancano e cosa si può fare per migliorare anche per avere più consapevolezza sul tema. Quindi oggi parliamo anche di questo, ovviamente con Gabriele Catania. Come sempre introduco il nostro protagonista leggendovi la sua biografia e quello che ha fatto in questi anni di professione. Gabriele Catania, psicologo e psicoterapeuta, per 31 anni in forza al Dipartimento di Salute Mentale della ASST Fate Bene Fratelli Sacco di Milano. È attualmente in pensione, ma consulente esterno presso lo stesso Dipartimento. Per 12 anni è stato professore a contratto presso la Facoltà di Medicina dell'Università Statale di Milano. Attualmente è presidente dell'associazione Amici della Mente, OTV, nata e operante presso il servizio di psichiatria del suddetto ente ospedaliero. Catania è inoltre ideatore del progetto Faber in Mente, che con il patrocinio morale della Fondazione De André utilizza il pensiero e l'opera di Fabrizio De André per attività inerenti alla prevenzione nell'ambito della salute mentale. Questo è appunto l'introduzione che mi premeva appunto fare per introdurre, per raccontare almeno una piccola parte di quella che è stata la sua attività in questi anni. Quindi sia dal punto di vista professionale, sia, mi permetto di dirlo, anche con un approccio appunto di attenzione, ecco, al tema che poi l'ha portata appunto a impegnarsi anche nell'associazione Amici della Mente. Quindi vorrei cominciare questa chiacchierata oggi cominciando a dire, chiedendo appunto a Gabriele Catania, che importanza ha oggi il tema della salute mentale all'interno del dibattito pubblico, del dibattito che può essere sia di comunità sia anche politico, perché ovviamente la salute mentale è un importante tema anche da trattare nei contesti della politica. Quindi che importanza ha oggi la salute mentale e da dove deriva anche l'impegno e l'idea di fondare l'associazione Amici della Mente? Sì, il tema della salute mentale, al di là anche delle cose che posso dire un po' come persona informata dei fatti, mi verrebbe da dire, no? Ma credo che sia abbastanza sotto gli occhi di tutti, quanto bisogno di aiuto e quante difficoltà si trova nell'umana gente, direbbe qualcuno. È una condizione, una situazione che cresce costantemente. Negli ultimi 70 anni si verifica una progressione dal punto di vista quantitativo, una progressione esponenziale dei disturbi psicologici di qualunque tipo, dalle nevrosi alle psicosi, comunque il disagio mentale in genere. Ma io ci terrei anche a sottolineare che la questione non riguarda solamente il dato quantitativo, ma anche quello qualitativo. Per esempio, si è vista negli anni l'esordio di malattie, di patologie nuove, penso alla dipendenza dalla cocaina,
compulsivo, dal gioco compulsivo, penso all'hikikomori, penso ai disturbi di personalità borderline, specialmente quelli che sono, come dire, connotati dalla difficoltà delle persone a gestire gli impulsi. Quindi che ci sia di bisogno, credo che sia assolutamente persino pleonastico ricordarlo. E però, come dicevi tu, la questione anche da un punto di vista della risposta a questa quantità enorme di bisogni, la risposta è una risposta abbastanza problematica. Io, se devo dire la verità, il mio bacino di osservazione è proprio in Lombardia, dove lavoro, dove in qualche modo ho imparato questo mestiere, prima di lavorare all'ospedale Sacco, al Dipartimento di Salute Mentale dell'ospedale Sacco, ora Fate Bene Fratelli Sacco, ho lavorato per anni al servizio psichiatria della giunta regionale della Lombardia. Quindi lì mi sono occupato in qualche modo di problematiche legate all'organizzazione, se vuoi anche alle politiche, eccetera, eccetera, poi per mettere le mani poi più avanti nella materia, diciamo, nella materia umana. E potrei fare dei ragionamenti anche molto precisi, per esempio, per avere un'idea di questa deriva. Mi ricordo che ai tempi, quando era alla fine degli anni '80, al Dipartimento, cioè al servizio di psichiatria della regione Lombardia, e del bilancio regionale, la parte più cospicua era il bilancio sanitario, e di questa parte del bilancio sanitario ai tempi si destinava il 5% alla psichiatria. E mi ricordo che ai tempi noi ci lamentavamo di questa quantità di denaro eccessivamente, cioè, modestamente povero. Mi viene in mente in questo momento che bisogna ricordare che queste patologie spesso hanno una componente sociale, cioè ci sono persone che non possono più lavorare o lavorano, non possono lavorare per un po' di tempo, c'è bisogno appunto di una competenza e anche quindi una spesa dal punto di vista dell'assistenza sociale, sono cose che si sanno. Bene, ai tempi ci lamentavamo di questo 5%, per poi arrivare adesso, quindi stiamo parlando di 30-40 anni praticamente, questa cifra addirittura è ridotta quasi della metà, nonostante l'aumento delle patologie. Mi permetto di dire che negli anni ci sono stati grandi interventi, anche da un punto di vista così di interesse, di studi, di approfondimenti. L'ultima di questi studi, di queste creazioni di progetti, di paradigmi, quella che mi ispira molto di più rispetto agli approcci tradizionali basati sul controllo del farmaco, attraverso il farmaco del paziente, quindi sull'investire troppo sul contenimento sia farmacologico che anche fisico, con le contenzioni. E questo paradigma si chiama recovery, invece ha un'idea diversa, per non fare discorsi troppo tecnici, quello che mi fa pensare questo paradigma è proprio avere un approccio umanizzante. Se, volendo, potremmo dire che, visto che appunto, come ricordavi prima, è il centenario della nascita di Franco Basaglia, potremmo dire che la recovery davvero segue un po' il pensiero, l'orientamento di Franco Basaglia, perché appunto investe molto, mette proprio al centro l'essere umano in quanto tale, al di là di quello che può essere la sua malattia. E questa è una cosa che mi appassiona, se poi, visto che hai fatto riferimento a Fabrizio De André, la ragione per la quale molti mi chiedono: ma cosa c'entra Fabrizio De André
con questa tua modalità di approcciarti alla psichiatria, quello che sponsorizziamo, che promuoviamo anche su un piano concreto, è esattamente questo. Fabrizio De André è stato, il suo pensiero, la sua opera, lo è ancora, un promulgatore di questa centralità dell'essere umano, a prescindere da ciò che ha fatto. Non so adesso chi conosce Fabrizio De André, se abbiamo di fronte una prostituta, un ladro, un assassino, un ladro mentale, che la persona va compresa, non giustificata in certe circostanze, ma compresa come essere umano in quanto tale. La centralità dell'essere umano in quanto tale, quindi sospendendo il giudizio, quando soprattutto sei in una relazione di cura, è essenziale. Se non sei capace di sospendere il giudizio su un paziente, o su uno studente, su un bambino a scuola, su un figlio che commette degli errori, questa modalità di cura è destinata al fallimento. La cura deve essere umanizzata. Per umanizzarla hai bisogno di mettere al centro la persona senza colpevolizzarlo, né tantomeno senza giustificarlo, ma attraverso un atteggiamento, direi, autorevole, dove chi ha il problema non deve sentirsi colpevole di avere il problema, come può essere con un approccio punitivo, giudicante. Deve essere invece neanche giustificato, ma deve essere accompagnato al riconoscere il problema e a poterlo aiutare nella soluzione dello stesso. Quindi l'approccio autorevole dice: tu hai un problema, non sei un problema. Quindi, a differenza dell'approccio lassista che dice: non c'è problema, vedrai, passerà, il problema c'è, ma non sei tu, come fa pensare un approccio punitivo. Il problema c'è, ma non sei tu, e tu hai bisogno di aiuto, e io sono qua per aiutarti. Questo significa, su un piano pratico, cioè, il piano pratico per me è molto importante. Potrei di nuovo ricitare Fabrizio De André e dirti da dove parte la nostra idea del progetto Fabri in mente. Parte dalla risposta che Fabrizio De André ha dato tempo fa a un giornalista della RAI, Vincenzo Mollica, che sintetizzo, afferma questo tipo di suo principio. Lui dice: quando esco dal teatro, perché ho cantato, ho intrattenuto il mio pubblico, vorrei dire al mio pubblico che tutto ciò che hanno sentito è falso, come sono invece veri e autentici i principi che mi hanno ispirato a scrivere queste canzoni e anche a cantare. La morale è: la canzone sostanzialmente crea realtà sognate. Ma se vogliamo cambiare la realtà che sta fuori dal teatro, abbiamo bisogno di gesti concreti. Ecco, la concretezza del pensiero di Fabrizio De André a noi ci ha un po', come dire, appassionato. Creare cambiamenti attraverso le sue canzoni è stato poi il passo successivo. Chiaramente noi l'abbiamo portato alla Fondazione De André. Devo dire, ringrazio sempre la signora Dorighezzi, che è la custode dei diritti morali dell'opera di Fabrizio De André, perché ha riconosciuto il valore pratico e oltre che culturale, anche intellettuale, una parola che De André non amava, questa dell'intellettuale, no? Però ci ha sostenuto e noi andiamo avanti su questi progetti utilizzando appunto il pensiero, l'opera di Fabrizio De André, che ha collegamento, direi, l'ho già detto prima, ha un collegamento persino col pensiero di Franco Basaglia, perché da questo punto di vista sono sulla stessa direzione. E la Recovery, questo paradigma della psichiatria abbastanza innovativo, segue questa strada, la strada appunto dell'umanizzazione, della cura. Questo è un po' il cuore di tutti i nostri progetti che facciamo. Se poi vuoi farmi delle domande, se no io vado avanti. Il concetto mi ha chiesto: ma l'associazione cosa c'entra? Cosa c'entra? L'associazione nasce nel 2008 all'interno del Dipartimento di Salute Mentale dell'Ospedale Sacco, del Presidio Ospedaliero Sacco, all'interno dell'azienda sociosanitaria territoriale Fare Bene Fratelli Sacco, con la quale noi abbiamo una convenzione, e quindi operiamo attraverso questa convenzione, ed è costituita prevalentemente di ex pazienti che oggi possono essere d'aiuto ai nuovi.
Quindi qui è il concetto dell'utilizzare l'esperto per esperienza diretta, perché l'esperto per esperienza diretta ne sa anche più di noi. Molti pazienti, mi ricordo, mi dicevano, sa, ma sì, però non so lei se può capire il mio problema, perché in effetti io ho questo problema, lei questo problema non l'ha vissuto, quindi non può capirlo precisamente. E io ovviamente ho detto assolutamente sì, ha ragione, però capisce che se avessi dovuto passare l'esperienza della depressione, del disturbo alimentare, della schizofrenia, sarei insomma un po' concettino. Quindi a questo gap però noi cerchiamo di rispondere utilizzando gli esperti che già hanno risolto i loro problemi, ma che conoscono quelle esperienze. Quindi utilizziamo loro per l'accoglimento, per l'accoglienza, perché è l'accoglimento dei nuovi pazienti per delle consulenze. Paziente telefona al nostro centro e chiede informazioni e gli risponde non una segretaria, ma gli risponde un esperto per esperienza diretta. E in questo modo il paziente che telefona si trova una, magari in maniera sorprendente, una persona capace di comprenderlo già in prima battuta. Quindi l'associazione ha questa finalità di utilizzare l'esperto per esperienza diretta, poi ha i suoi progetti, tra cui uno di questi è, come dicevo prima, fa venire in mente che appunto una serie di attività si compone di una serie di attività dove il pensiero e l'opera di Fabrizio De André porta avanti un discorso, dicevo prima, per far comprendere, in senso del prendere con la sofferenza attraverso l'arte, la musica in particolare, ma anche per corsi di terapia. Io ho utilizzato le canzoni di De André proprio per portare avanti i miei progetti di cura di certi pazienti che avevano delle difficoltà a rendersi conto del loro problema, e siccome anche se il terapeuta intuisce qual è il problema fondamentale del paziente, non deve dirlo perché deve farlo partorire, no? Come dicono quelli che si intendono di questa roba, deve essere un approccio maieutico, cioè dire socratico, capace di far partorire la risposta, perché la differenza è sostanziale. Allora, l'utilizzo che facevo della canzone era individuato il problema della paziente, individuata una canzone che racconta una storia assimilabile, la paziente, il paziente sente quella canzone e distanziandosi da se stesso e dal suo problema riesce più facilmente a individuare la sua difficoltà e quindi a esplicitarla in termini appunto socratici in maniera autonoma. Ecco, questa cosa mi ha portato poi anche, appunto, quando abbiamo presentato questo progetto qualche anno fa, e poi la Sperling-Kufer mi ha chiesto di scrivere un libro, abbiamo scritto questo libro, con un'introduzione della signora Dorighezzi, e il libro si intitola La terapia di André, ma capite da quello che ho detto che non è che esista la terapia di André. Uno può fare quello che ho fatto io, magari perché è appassionato delle poesie di Gozzano, di Leopardi, no? Conosce quello, gli propone una poesia, un racconto, e il paziente, distanziandosi, può cogliere meglio in maniera agevole. Ecco l'uso dell'arte, per esempio, tanto per entrare nel tema. Io, conoscendo De André, essendo un fanatico di André, mi veniva più facile utilizzare questa cosa. Quindi questo libro racconta 9 storie di pazienti, o meglio, 9 storie di pazienti raccontate da me e l'utilizzo della canzone in particolare che ha permesso questo scatto in avanti, scusate, verso il proseguimento favorevole della terapia. Quindi De André per comunicare attraverso le sue canzoni i temi dell'inclusione sociale, credo che sia difficile immaginare diversamente, e non riconoscere a De André proprio questa fissazione. Lui diceva: ho poche idee, ma in compenso ben fisse. Ecco. Una di queste era proprio cercare di lottare con tutte le sue forze contro l'esclusione, contro la discriminazione, compresa anche nel nostro caso. Una particolare attenzione noi ce l'abbiamo proprio per la discriminazione dei pazienti che hanno una qualunque forma di disagio mentale. Non è vero che lo stigma esiste per gli schizofrenici, gli disturbi psichiatrici importanti, la cosiddetta psichiatria maggiore. Io ho fatto una piccola indagine nei gruppi che facevamo sui pazienti con disturbi di attacchi di panico, una patologia
tutto sommato abbastanza, diciamo così, agevolmente curabile, insomma, non è certamente una patologia psichiatrica grave, e avevamo sottoposto questi pazienti, una volta diagnosticati, ma prima di entrare in trattamento, un questionario, appunto, un questionario anonimo, dove loro segnavano se si erano mai sentiti discriminati e da chi, e se si erano vergognati per avere una patologia organica, scusate, una patologia psichica abbastanza semplice, come potrebbe essere i disturbi di attacchi di panico, e i dati sono stati francamente a favore del fatto che si sono sentiti discriminati, in particolare la famiglia, il lavoro, gli amici, eccetera, e poi si sono sempre vergognati di questa patologia, una vergogna che li ha spinti poi magari ad arrivare tardi ai luoghi di cura, quindi complicando anche da un punto di vista clinico la cura stessa. E questo è un altro modo, in qualche modo, appunto, di lottare contro queste specifiche specifici fattori negativi, gli iatrogeni, cioè che producono patologia, che impediscono, rendono difficile la cura. Le canzoni di Andrea quindi vengono utilizzate con questa particolare attenzione. Devo dire, cerco poi di tranquillizzare le persone, magari con quello che sto dicendo magari si spaventano. Il passo successivo è che mi è venuta proprio questa idea di modificare alcune canzoni di De André, i testi di alcune canzoni di De André, quindi pensate, uno modifica i testi del più grande cantautore che con i testi ha creato questa sua fama, per raccontare proprio le storie dei pazienti. Questa pratica era proprio fatta appunto per, attraverso le musiche di alcuni brani famosi di De André, si raccontava la storia del paziente per comunicarla alla gente e rendere questa patologia più comprensibile, nel senso appunto del comprendere, del prendere con, perché è veicolata attraverso l'arte, e l'arte si sa è un veicolo straordinario per parlare direttamente al cuore, mentre i seminari servono per parlare alla parte razionale. Questa cosa poi è stata ovviamente... noi abbiamo inciso dei due dischi, ci sono nove canzoni di questa esperienza, e chiaramente la SIAE, prima di poter pubblicare, ha chiesto la liberatoria da parte di Torrighezzi, perché la custodia dei diritti murali dell'opera di André, e devo dire con un sommo piacere che Torrighezzi ha apprezzato anche la qualità di questo lavoro, e comunque e così ci ha permesso di pubblicare questi due CD, che magari se siete interessati su Spotify potete ascoltarle. Ovviamente non abbiamo nessuna obiettivo di lucro, ma serve solo per diffondere un po' in maniera empatica la conoscenza delle diverse patologie. Questo è un po' in sintesi. Insomma, mi sono un po' allargato. Comunque, ho cercato di mettere assieme più cose, perché la nostra associazione è un'associazione che fa un po' di cose anche, come dire, hanno sempre lo stesso senso, ma facciamo parecchie cose. L'ultimo progetto del quale vorrei poi parlarti e parlare a voi, perché è una cosa che secondo me è molto interessante che abbiamo fatto, però non vorrei esaurire tutte allora, le risposte alle domande. Questo argomento ce lo teniamo in caldo per dopo. E approfitto di quello in che conclusione stava... parliamo di questo progetto, esatto, per chiudere in bellezza, e approfittando appunto di quello che ci sta raccontando adesso a proposito dell'arte, e quindi in questo caso particolare della musica utilizzata per raccontare appunto il disagio, è molto bello arrivare poi effettivamente a scoprire che la musica, le parole e quindi l'arte e poi in generale qualsiasi forma assuma, riescano quasi a farci osservare dall'esterno, quindi a farci avere uno sguardo quasi oggettivo anche sulla situazione, perché a volte magari osservare le cose solo dal di dentro potrebbe anche stravolgerne il senso,
magari non dare la giusta misura di quello che è il problema che si sta affrontando. Quindi riuscire a... Cioè, che distorce, la realtà interna distorce la realtà esterna, quindi in certi casi è importante riprendersi la possibilità di leggere in maniera più oggettiva, se vogliamo, le cose, perché appunto qua, diceva Freud, la neurosi non è altro che poi il risultato di un conflitto interno, no, rispetto a quello che può essere quello che lui chiamava l'interpretazione dei principi ineludibili e ineluttabili, che in realtà, quindi neurotico è chi pensa per esempio di avere, di poter avere la certezza assoluta sulle cose, ma in realtà la certezza assoluta sulle cose non esiste, e quindi la cura di queste patologie che stanno alla base per esempio dei disturbi d'ansia viene fatta riportando il paziente a mentalizzare socraticamente questo concetto, farlo proprio e farlo diventare un elemento nuovo del proprio mondo, modo di stare al mondo, no? Ecco, questo è un recupero di un concetto naturale. Questo vuol dire che noi ci intossicano dei concetti in naturale, perché questa cosa della incertezza e è un tema, tra l'altro, negli ultimi anni molto studiato, che a noi ci viene da cuore, ci fa pensare che noi possiamo avere la certezza assoluta su tutto, poi ci accorgiamo, quando non riusciamo a farlo, che esiste un limite. E quando esiste un limite, se tu hai un'aspettativa alta, puoi anche in qualche modo provare una grossa frustrazione. In fondo, che cos'è che bisogna fare? Fargli recuperare un principio ineludibile, ineluttabile, come diceva Freud, i principi di realtà. Quindi acquisire la presenza e l'oggettività, che la certezza assoluta non è di questo mondo, permette alla persona di farsi aspettative realistiche. Questo non vuol dire che noi viviamo, lo dico, non vuol dire che noi viviamo in un mondo caotico, assolutamente. Viviamo in un mondo fatto da leggi di probabilità. Ci sono delle cose più probabili, altre meno probabili, e su questa probabilità noi possiamo anche incidere con il nostro comportamento. Quindi nessuna paura, l'incertezza fa parte della nostra esistenza e non è per questo un elemento che distrugge o che complica la nostra esistenza stessa, se però la consideriamo come una realtà nostra, perché altrimenti se la neghiamo rischiamo di ammalarci, per dirla così. E infatti, dammi un feedback, perché io non so se riesco ad essere chiaro. Sì, sì, chiarissimo. In effetti il legame che colpisce particolarmente è proprio, appunto parlando di arte, il fatto che l'arte, come ovviamente può avere varie forme, tra cui anche abbiamo detto la musica, pur essendo espressione della creatività, quindi magari nell'immaginario comune la pensiamo come un qualcosa di legato all'irrazionale, in realtà poi ha il potere però di farci aprire gli occhi sulla realtà. Quindi questo è molto interessante, che sembra quasi una contrapposizione, no, dei concetti, in realtà è proprio l'arte poi a riportarci nel principio di realtà, quindi questo è un aspetto molto interessante. Scusa, ti interrompo, questo sì. Ti dico una cosa. Questa cosa che hai detto sull'irrazionale e il razionale è una cosa che mi ha fatto pensare subito a Basaglia, visto che dobbiamo ricordarlo, no? Per esempio, sì. Basaglia continua a dire: guardate che la follia fa parte della nostra esistenza, quindi c'è la follia, c'è l'irrazionale, c'è il razionale. Si tratta di trovare un giusto equilibrio. Noi nella nostra cultura un po' eccessivamente razionalista, quello occidentale, cerchiamo di governare la follia in maniera autoritaria, normalizzandola, e questo ci crea le nevrosi poi alla fine della fiera, no? Perché la nostra parte razionale è anche la nostra risorsa, perché lì dentro c'è la creatività, ed è la creatività è un pensiero divergente. Cito un epistemologo che ha 106 anni ancora vivo, che è Edgar Morin, no? L'esponente della, colui che ha immaginato le teorie della complessità, ma al di là di questo lui si occupa di tante cose, comprese di pedagogia, e ha ripreso un concetto di un pedagogo del 1400, che aveva scritto un libro: meglio una testa ben fatta che una testa ben piena. Lui ha riscritto un libro qualche anno fa sintetizzando questo argomento e stigmatizzando questo problema. Se noi ai nostri figli a scuola gli riempiamo la testa di nozioni, questo non basta, perché bisogna imparare anche, bisogna che loro acquisiscono uno strumento operativo per utilizzare la loro conoscenza, e questo è il pensiero divergente. Cioè avere un'idea diversa
rispetto alla norma, è una necessità, perché se non c'è questo non c'è cambiamento, e se non c'è cambiamento c'è la morte. Tutti i sistemi fisici e comunque naturali che conosciamo, nella stasi, nella chiusura, nel blocco, muoiono. E la nostra cultura potrebbe anche morire da questo punto di vista, e con essa anche la nostra salute mentale, che ha bisogno di creatività. Allora l'arte inziga questa cosa, te la fa percepire, te la fa respirare, e ti apre scenari nuovi dell'originalità del pensiero. Che non, senza di questo non ci sarebbe cambiamento. Io dico sempre, Einstein ha avuto un'idea divergente forte quando ha detto, ma forse Newton non ha detto tutta la verità. Newton è il padre, ovviamente, della fisica classica, e lui ha avuto, come dire, l'intuizione di metterla in discussione, no? E quindi da lì ha potuto poi creare la teoria della relatività. Non mi viene da dirvi questo per sintetizzare quanto è importante. Questo vale per ogni altra scoperta. La scoperta non può avvenire se non c'è qualcuno che ha un pensiero divergente. Noi dobbiamo allenare le menti dei nostri figli ad avere un pensiero divergente, se no finiamo per massificarci e per normalizzarci, che è la cosa peggiore. Guarda che esiste anche un problema di arte normalizzante, eh? Ci sono esperienze artistiche che normalizzano, e questa cosa, quando l'arte assume questa dimensione, per esempio nei sistemi, nei paesi totalitari, anche l'arte si normalizza rispetto alle cose che vengono imposte, e l'arte in questo caso non fa un buon servizio all'arte stessa, non so se mi spiego. Quindi sembra quasi che effettivamente le persone, no, il genere umano, abbia da un lato il potere di essere geniale nel mettere insieme la creatività e appunto la sregolatezza, diciamo così, l'elemento divergente, e dall'altro ha anche il potere negativo invece poi di massificare, quindi di rendere tutti uguali, di imporre degli standard che vanno seguiti pedissequamente, altrimenti chi è fuori dalla norma viene naturalmente tacciato. Non è normale, no? Non poi è normale. Da vicino nessuno è normale, allora vuol dire che esatto. Effettivamente... Quindi ci diamo la zappa sui piedi da soli, in sì, pratica. Ci diamo la zappa sui piedi, e qui, come dicevo prima, il pensiero di Basaglia è una rivoluzione anche culturale, perché non esiste la possibilità di poter cambiare le cose senza poter cambiare la cultura, no? Cioè, la cultura ancora insegna ai bambini, ah, se piangi vuol dire che sei fragile, quello quando si sente di piangere, non piangerà o piangerà di nascosto, e quindi invece di dire ho bisogno d'aiuto, si nasconderà, si sentirà uno strano, uno che è sostanzialmente un fragile, quindi con un abbassamento significativo della propria autostima, poi quando diventa più adulto. E infatti noi vediamo, io ho visto tanti pazienti, anche semplicemente, ripeto, pazienti con gli attacchi di panico, presa coscienza che essa avere l'ansia non è una frustrazione narcisistica, ma è un aspetto dell'esistenza normale, queste persone cambiano davvero. C'era un signore che mi ricordo che durante una seduta pianse quando si sentì capace di leggere in se stesso che la fragilità è un dono, non è una macchia nella sua moralità o coscienza, non so come dire, che dice. Quindi queste cose esistono, e queste robe andrebbero culturalmente eliminate e sostituite con concetti che siano umani. Perché quello che cos'è che ha fatto quando ha preso coscienza che non ero un cretino perché aveva gli attacchi di panico? Ha preso coscienza della sua parte umana, posso dire anche della parte umana più profonda. No? Qual è la follia, intesa in senso basiliano? Quindi questa cultura andrebbe promossa. Noi ci tentiamo con i nostri, non siamo ovviamente i soli, ma noi contribuiamo a questo sviluppo di una cultura inclusiva, di una cultura. Adesso c'è Andreoli, non so se ve lo ricordate, questo psichiatra simpaticissimo, molto umano, con questi capelli bizzarri, non so se l'avete mai visto, era un criminologo anche. Che da tempo dice dobbiamo fare un passaggio dalla psicologia dell'io alla psicologia del noi, cioè quindi sta guardando al centro dell'aspetto psicologico questa necessità di passaggio, che significa un'ammissione implicita
uscita di noi, fino adesso abbiamo pensato che abbiamo pensato a noi stessi. E infatti, pensando a noi stessi, roviniamo anche noi stessi, perché se non c'è un'acquisizione di un senso dell'altro, ovviamente noi non possiamo sopravvivere. Nel nostro caso l'altro è l'altro diverso. L'alterità è una risorsa e viene vista come invece una roba di cui vergognarsi, no? Questa cosa in realtà non era così, no? Per esempio, la nostra Cassandra era considerata una persona assolutamente da stimare, la nostra Cassandra nel senso della storia di Troia, no? Queste persone che avevano questo portato irrazionale erano venerati, no? E gli eroi che avevano di leggere il futuro, insomma, come dire, siamo passati dall'enfatizzare questa cosa a colpevolizzarla in una maniera disumana. Allora è la relazione con l'altro che va messa al centro, ed è poi quello che abbiamo fatto nel progetto con la quale concluderemo questa discussione praticamente. E proprio in tema di relazione con l'altro, un altro elemento che mi ha colpito molto mentre parlavo appunto prima di questi temi è proprio il fatto che non bisogna soltanto parlarne naturalmente nelle tavole rotonde, negli eventi istituzionali, nelle assemblee, diciamo così, con gli esperti del settore, perché naturalmente tra esperti è importante parlarsi, ma poi è importante sicuramente anche incrociare le esperienze e anche i ruoli all'interno di una comunità. Quindi mi piaceva molto questa idea che hai espresso sulla differenza tra il ragionare tra esperti del settore, tra chi opera a livello appunto medico e di terapie, e poi chi effettivamente o vive il disagio o comunque fa parte della comunità, della società, e deve essere informato, deve essere consapevole di questi argomenti. Quindi lei oggi sente che c'è ancora parecchia distanza tra il ragionare di questi temi in luoghi, in contesti, ecco, istituzionali, e il poi mettere, diciamo, a terra quella che è l'esperienza in questo campo, e fare comunicazione anche con altri strumenti, appunto, ma diretta a tutti? Certo, è una domanda davvero molto interessante. Parto da qua. Questo paradigma innovativo, umanizzante, basiliano, forse è l'unico paradigma che segue davvero in maniera significativa il pensiero di Basaglia, perché Basaglia passa per quello che ha buttato giù le mura degli ospedali psichiatrici, no? Dei manicomi. Ma la legge Basaglia è una legge diversa, cioè parla anche della qualità del rapporto, dell'umanizzazione della cura, parla della centralità del paziente. Quindi tu fai una domanda e sono gli esperti. Questi esperti che parlano ai seminari sono esperti, ma laterali, perché i veri esperti sono le persone che quell'esperienza l'hanno proprio vissuta. Quindi dovrebbe essere che gli esperti per esperienza parlano, e successivamente a contorno i professori, gli esperti clinici, no? Dovrebbero accompagnare. Invece succede spesso il contrario, ma con la recovery questa cosa sta cambiando. Ho detto che ho insegnato per tanti anni alla facoltà di medicina di Abbiamo il polo universitario. Io le mie lezioni facevo con i pazienti, portavo con i pazienti, vogliamo capire cos'era la depressione. Proviamo a fare domande a chi questa esperienza la conosce. Ma io ti posso dire la clinica di SM4, quinto, sesto, però che ti serve anche, ammesso che sia così fondamentale per la diagnosi nel disagio mentale, ma comunque questa cosa sostanzialmente è l'esperienza vera, non la può raccontare un clinico. Un clinico ti può spiegare come mai si blocca una valvola cardiaca, e tu non puoi saperlo, neanche chi ci ha sofferto lo sa spiegare. Ma l'esperienza psichica è un fatto personale, soggettivo, e non può essere estrapolata e interpretata da altri, perché è impossibile. Questo rende la psichiatria un po' una branca sui generis rispetto alle altre branche della medicina, perché non ha, per esempio, la possibilità di intervenire direttamente, no? Non si può chirurgicamente operare
un paziente, anche se ci hanno provato con queste cose che dicevi prima, cioè le cose tipo la lobotomia, piuttosto che l'elettroshock, eccetera. Questa cosa è evidente. Quindi il vero esperto è chi questa esperienza l'ha provata. E quindi la recovery, con l'esperto per esperienza diretta, ci sono diversi progetti. Attenzione, io sto dicendo che siamo persi, no? Ci sono diversi progetti, tantissime persone, colleghi che conosco, che fanno questo lavoro di utilizzare gli esperti. Questa cosa andrebbe ancora più diffusa, perché secondo me ancora è poco diffusa. Noi ci proviamo, però il vero esperto è chi quell'esperienza la conosce. Sì. Riallacciandomi a questo discorso, mi viene in mente che ovviamente anch'io mi trovo d'accordo su questa idea, nel senso che sicuramente chi è maggiormente esperto è chi la vive in prima persona, e poi anche chi diciamo lateralmente ne ha studiato e se ne occupa di professione. Riallacciandomi a questo discorso, mi allaccio anche però al tema della vergogna, perché molto spesso magari chi attraversa questo disagio prova vergogna anche nel parlarne, quindi nell'esternare proprio la propria esperienza. Quindi quello può essere magari una difficoltà per la quale appunto può essere problematico portare all'attenzione di altri la propria esperienza personale, soprattutto quando magari la si sta ancora vivendo e si sta ancora cercando di trovare, diciamo, delle strategie per arginarla o comunque per far fronte. E a proposito di questo, ho trovato una bellissima descrizione proprio sul sito dell'associazione Amici della Mente, in cui si parla appunto della vergogna. Vorrei giusto citare un passaggio che mi sembra cruciale, da cui puoi partire per la domanda successiva. E c'è scritto appunto sul sito: ancora oggi le persone che soffrono di un disturbo psicologico si vergognano, si sentono colpevoli e credono, spesso perché se lo sentono dire, che con la volontà possono guarire. Questi pregiudizi non sono solo semplici fattori culturali che una volta superati rendono la nostra società più evoluta, ma sono veri e propri fattori di rilevanza clinica, perché mantengono la patologia impedendo alla persona sofferente di curarsi prima e meglio. Per una persona che soffre di una malattia organica, la conoscenza e la consapevolezza della natura del suo problema non incidono sul processo di guarigione. Se per esempio ci si è fratturati il femore, anche se non si conosce il meccanismo che permette alle cellule ossee di saldarsi tra loro, l'osso si salderà ugualmente senza problemi. Se invece la persona soffre di un disturbo psichico e pensa che sia colpa sua o che con la volontà possa guarire, la sua guarigione viene concretamente compromessa, perché o non si curerà o si curerà male. Questo è fondamentale sottolinearlo, secondo me, perché c'è da un lato il tema della vergogna e dall'altro il tema della malattia, per come viene intesa all'interno della società, perché la malattia magari ancora oggi per molte persone è quella che si riscontra in problemi di tipo organico, prettamente organico, e quindi si può operare, si può in qualche modo intervenire in maniera proprio concreta, in maniera oggettiva. Quindi questo mi sembra uno spunto molto interessante, appunto, come dicevo, l'ho ripreso dal sito dell'associazione. E secondo lei che tipo di percezione c'è sul termine malattia? C'è ancora questo divario di modi di percepire la malattia intesa come un qualcosa di organico e un disagio psichico che di fatto non si può solitamente vedere o evincere da un'analisi strumentale? Assolutamente sì, questo è un problema enorme, un po' ne abbiamo parlato prima quando dicevo questo che si vergognava perché sente l'avere l'ansia come una frustrazione narcisistica, cioè dire qualcosa che ti squalifica. Chi mai si sente qualcosa che si squalifica se si ammala di cisti Fender, anche per assurdo anche di tumore, no? Nessuno va in crisi di stile, cioè semmai è preoccupato appunto per la possibilità che si possa guarire da queste malattie, ma nessuno si vergogna di avere una malattia organica.
Ed è strano, no? È molto strano. E il retaggio di questa, di questo condizionamento, che è la stranezza della, la stranezza della, del sentirsi male, induce questa, questa cosa di essere diversi, di avere una diversità umana, come dire, una diversità esistenziale. Ma la diversità esistenziale è un fatto che attraversa tutti. C'è un malato di tumore che non abbia una difficoltà esistenziale, quale, non so, dei vissuti depressivi o di angosce? Non esiste, eppure non è che si vergogna per questa cosa. Quindi il disagio mentale è ancora visto come qualcosa che rappresenta un tuo fallimento. Quel signore lì si considerava un fallito, si accettava di, avere, di essere ansioso, ed è la verità. Cioè, non è solo lui, parlo di lui perché è quello che mi ha colpito, perché poi ebbe un crollo emotivo, no? Quando acquisì questa consapevolezza. Ma fa capire quando una persona soffre per questa vergogna. E ovviamente, come dicevi prima, in ragione di questo è abbastanza conseguenziale che uno non si cura, ritarda la cura, pensa di potercela fare da solo, no? Perché magari gli dicono così. E questo è un grandissimo problema. Io racconto sempre questo aspetto, questa storia qua, di una ragazza depressa a cui la, che mi raccontava che la mamma, quando la vedeva così, gli diceva queste parole. Dai, in fondo, bonariamente, ma in fondo cosa ci vuole? Alzati, lavati, vestiti e facciamo una passeggiata. Ecco, se c'è una cosa inquietante, se c'è una cosa distruttiva, foriera di patologie, di disagio, è proprio questa, detta in buona fede, perché il risultato è il seguente. Se il paziente è intrapunitivo, diciamo, che tende a punirsi da sé, pensa, sono una stronza e io non sono in grado di guarire, perché mia madre mi sta dicendo in fondo cosa ci vuole. Vuol dire che la patologia dipende da me, da questa forza di alzarmi come se io potessi farlo. In realtà io non posso, non è che non voglio, perché per volere tu devi potere, no? Se tu non puoi camminare perché hai una gamba rotta, nessuno ti viene a dire che sei una pelandrona, perché riconoscono che hai un'impossibilità. Ma anche il disagio mentale è un'impossibilità, che passa però come un fatto volontario, no? Come dicevi prima tu. E questo se sei intrapunitivo ti senti una merdaccia, per dirla in maniera forbita. Oppure se sei strapunitivo dirai, ma che stronza è questa madre, non ha capito niente di me, e quindi aumenta comunque il disagio, la conflittualità. Ecco, questo è un esempio per capire che cosa stiamo dicendo. Tutto in buona fede, povera mamma. La mamma non è colpevole, la mamma è, siamo tutti vittime di altre vittime, no? Quindi in buona fede nessuno magari gli spiega che così facendo fai passare il messaggio che con la volontà lei si può alzare, ma quella persona ha un disagio. E ha bisogno di cura, non ha bisogno di dire alzati e cammina come fosse Lazzaro, no? Ecco, questa cosa è per capire quanto è importante, appunto, diffondere la conoscenza del disagio, perché ancora oggi abbiamo queste distorsioni della realtà, queste idee tossiche che però producono tossicità e che quindi non aiutano appunto a migliorare la condizione della comunità, perché uno non si cura, si cura male, magari passa da Bannamarchi, strada facendo, poi però alla fine arriva da noi. Se arrivasse qualche anno prima, magari sarebbe stato più facile per noi e per loro. Ecco, questa è un po' la radiografia come conseguenza di questa cultura assassina rispetto a quello che secondo me è appunto un bisogno di essere riconosciuti come esseri umani sofferenti. E invece si fa pensare, mi sta venendo in mente quest'altra storia che raccontavo spesso a questi pazienti, perché pensate a questa storia: c'è un bambino che la mattina deve andare a scuola, ragazzino, perché c'è il compito in classe importante. Questo ragazzino ha una caviglia slogata e quindi sostanzialmente cerca di andare a prendere il tram arriva un po' in anticipo, si mette a correre ma la caviglia gli fa talmente male che perde il tram e torna a casa. Invece Peppino. Invece di avere la caviglia slogata, soffre di attacchi di panico. Lui arriva puntuale, perché gli ansiosi erano puntuali alla fermata, passa il tram è straordinariamente pieno, cerca di salire, gli viene un attacco di panico, scende e torna a casa. La domanda che vi faccio è: secondo voi i due bambini saranno trattati allo stesso modo o ci sarà un giudizio
sul secondo rispetto al primo? La risposta la sapete già. E vi sembra umano una roba del genere? Vi sembra tollerabile una situazione del genere? Quel ragazzino con gli attacchi di panico nasconderà, cercherà di sforzarsi, no? Ma non, se non sta bene, non sta bene, ha bisogno di cure. Ecco, questo per faccio questi esempi per spiegare magari in maniera più semplice a chi ci ascolta che cos'è che voglio dire. Sì, immagino che poi questo si associ anche proprio a una percezione di senso di colpa, anche perché nel momento in cui si percepisce anche una situazione di disagio, come se fosse appunto da imputare a chi la sperimenta, naturalmente poi subentra anche il senso di colpa della persona. Quando uno si vergogna, la vergogna è collegata al senso di colpa, non c'è possibilità diversa, capisci? E quindi è così. Scusami. Quando parlava di distorsione della realtà, che è molto molto presente nel nostro mondo, nella nostra società, mi ha fatto pensare anche all'idea distorta che abbiamo, per esempio, di benessere. Perché magari noi siamo soliti pensare ad alcuni paesi in particolare come esempi di grande benessere. Pensiamo, che so, al sogno americano e a cose di questo genere, no? Quindi prendiamo ad esempio delle società in cui, per esempio, non sono garantiti i servizi sanitari o non c'è cura della salute mentale e lì prendiamo un modello di benessere, e questa è una cosa veramente, dal mio punto di vista, completamente assurda, perché il benessere di certo non si misura su quello che ci viene propinato dalla televisione o dai film e da tutta una cultura che naturalmente cerca anche di orientare un po' la nostra visione di benessere. Questo è un pensiero che mi ha fatto venire in mente proprio mentre parlava di distorsione della realtà. Siamo molto portati a guardare anche con un po' di invidia, no? Esempi che poi esempi positivi di fatto non sono. E quindi c'è da, secondo me, da rivalutare anche il significato che diamo alla parola benessere, perché forse molti pensano benessere, non so, economico, di posizione sociale, invece poi passa completamente in secondo piano il fatto che il benessere sta principalmente nel poter essere persone in salute. E quindi non so se anche questo è... Certo, è un altro argomento, sono tutti collegati, è un altro argomento interessante, visto che hai citato l'esperienza americana. Vorrei ricordare, a questo proposito del benessere, una persona che non era un rivoluzionario, era una persona, secondo me, sensata, ed era Bob Kennedy, fratello di John Kennedy, non so se avete in memoria, anche lui ucciso durante un comizio. Ma una delle frasi più interessanti dette da Bob Kennedy era: il PIL tutto misura tranne le cose che rendono la vita degna di essere vissuta. Cioè, detto da un capitalista, cioè un borghese, non è che l'ha detto Che Guevara, ma se ci può arrivare indipendentemente da come uno pensa al mondo, all'organizzazione sociale di una comunità. Il PIL tutto misura tranne le cose che rendono la vita degna di essere vissuta. E questa cosa della vita degna di essere vissuta mi permette, se posso, di agganciarmi dal tuo ragionamento a quel progetto di cui ti parlavo. Certo. Posso? Sì, sì, okay. Certo. Allora, il benessere, perché un'altra anomalia nel pensare alla cura di un disturbo psichico è quella di pensare che tutta la questione si risolve attraverso le cure farmacologiche oppure psicoterapeutiche, che vanno bene, no? Però il problema vero è che, se non ci ricordiamo di Bob Kennedy, facciamo un errore pazzesco. Perché la persona che è in ripresa, se non viene inserita in processi di inclusione sociale, se non ha un intorno sociale nel quale si sente incluso e non discriminato, continuerà a stare male. Okay? C'è questo costrutto della... Tanto per capirci, no? C'è questo costrutto, uno dei costrutti che noi abbiamo preso
con grande attenzione di questo paradigma della recovery, che dice: per i nostri pazienti la guarigione non è necessariamente l'assenza di malattia, ma vivere una vita degna di essere vissuta, come diceva Bob Kennedy. Noi abbiamo pensato: ma che cos'è che rende una vita degna di essere vissuta? Non sarà mica la Porsche o il Rolex, immagino, no? Infatti, quello che rende la vita degna di essere vissuta è sentirsi inclusi, no? Dalla comunità, avere esperienze, relazioni umane di qualità che sono la linfa dell'essere stesso. Il cervello è un organo sociale, se non c'è un intorno con cui confrontarsi, il cervello si atrofizza, la sua plasticità viene meno e sostanzialmente si chiude anche in una sorta di patologia persino neurologica. Quindi la relazione con l'altro è fondamentale. Ma siccome parlavi prima di questo pregiudizio che si ha rispetto alla malattia mentale, quello che bisogna fare, che noi abbiamo fatto, è aiutare questi pazienti che sono compensati, anche se poi prendono i loro farmaci, ma che rischiano di essere esistenzialmente sofferenti se non si crea un intorno umano. E l'altro principio era: cioè, dobbiamo fare di tutto per cercare di sviluppare comunità inclusive. Comunità inclusive che significa? Significa che la gente, conoscendo meglio e più approfonditamente l'aspetto umano del malato di mente, cosiddetto, mi viene un po' da vomitare a dire questa cosa, vabbè, ormai l'ho detta, ecco, può capire davvero che c'è disagio e può anche essere. E questo, oltre a favorire la salute mentale del paziente, cioè il benessere del paziente, può essere loro stessi che cominciano a rompere i loro pregiudizi sulle eventuali patologie e quindi magari andare a cercare di farsi aiutare. Noi abbiamo fatto questo. Abbiamo istituito questa bottega, chiaramente intitolata di André, si chiama Bottega dell'Inclusione Sociale, dedicata a Fabrizio De André. È costituita da una serie di laboratori, una decina di laboratori di danza, di musica, io ne conduco chiaramente uno su Fabrizio De André, di pittura, di fotografia analogica, di teatro. Utilizziamo l'arte perché è il medium giusto. Allora, attorno al corso di pittura, faccio un esempio, si iscrivono diverse persone della zona. Noi utilizziamo i locali ovviamente in concessione gratuita da parte del Municipio 8 di Milano, che ringrazio pubblicamente, che ci dà questa possibilità, e in questi locali facciamo questi laboratori. Il tenutario però del laboratorio ha l'obbligo di inserire da 1 a 3 pazienti del nostro dipartimento. Quindi in questo gruppo ci si trova la gente cosiddetta normale, comune se volete, e i pazienti del nostro dipartimento. Questi si frequentano. Attenzione, la questione della frequenza è molto importante, perché se io faccio esperienze come ci sono state, esperienze estemporanee, dove il cittadino incontra il malato mentale, non servono a nulla. I nostri gruppi invece sono 2 anni e mezzo che vanno avanti. Vuol dire che il paziente tutte le settimane frequenta queste persone e le persone frequentano loro, hanno modo davvero di conoscersi. E così succede che un paziente, per esempio, gli si riduce la terapia farmacologica, perché a visita psichiatrica hanno visto che questo sta molto bene, cioè si è ripreso, è in ripresa. Perché si è ripreso? Perché lui si sente accettato. Perché la mattina può andare a bere il caffè con Maria Grazia, con Greta. Cioè, questa, cioè avere delle relazioni umane nutrienti. In più, nel mio gruppo in particolare, parlo dei miei gruppi, del mio gruppo, una signora che partecipava da cittadina, un'operatrice sanitaria in pensione, mi dice: ma sai, quando ho sentito che c'erano i pazienti sono rimasto un po' preoccupato. Poi ho conosciuto queste persone e ho cambiato idea. Abbiamo ottenuto 2 obiettivi. Uno, che il paziente attraverso relazioni umane e nutriente migliora al punto che gli si riduce la farmacoterapia, ma anche se non gli si riduce, il fatto che lui sta bene è un risultato enorme. E la cittadinanza che cambia idea e che diventa inclusiva. Quindi la cittadinanza che diventa inclusiva fa bene al paziente, ma fa bene anche a se stesse perché impedisce
di vergognarsi eventualmente se si hanno patologie proprie oppure dei propri figli, dei propri conoscenti. Possiamo diffondere della virtuosità in luogo di una viziosità. Non so se questa cosa è sufficientemente comprensibile, però questo è un grande progetto. E poi è un progetto che dà, visto che tu prima parlavi, però bisogna smettere di fare retorica, no? Bisogna anche cercare di vedere obiettivi concreti. Infatti le giornate mondiali della salute mentale sono 2 anni che noi abbiamo questo laboratorio e mi porti volontari. Io adesso giovedì ho una lezione all'università e mi porto i miei pazienti, i miei testimoni, anche la signora che ha avuto questa illuminazione, perché realmente deve vedere le cose concrete, e le cose concrete ci sono, non è solo teoria. Questo serve molto per aiutare le persone un po' ad aprirsi a queste esperienze. Ecco, questo progetto della bottega dell'inclusione digitale, secondo me, è una delle altre cose, secondo me, importanti che ha fatto questa associazione Codina, insomma, un'associazione fatta da ex pazienti, qualche volontario così interessato. E tra l'altro proprio il nome bottega, la parola bottega dà perfettamente l'idea di qualcosa di concreto, quindi di qualcosa che appartiene... Infatti noi istituti si chiamano laboratori, capisci? Si chiamano laboratori, non gruppo, esatto. Perché si costruisce, sì, assieme, no? Questo è il prodotto di un lavoro quasi artigianale, per dire, no? Perché ci, esatto, deve essere la capacità di conoscersi come agente attore del proprio cambiamento, e su questo noi ovviamente investiamo molto, no? Alcuni gruppi, per esempio, sono tenuti da pazienti compensati, no? Alcuni gruppi, cioè i tenutari dei gruppi sono i pazienti stessi. Non so se mi sono spiegato. Quindi dare quello che si chiama l'empowerment psicologico, il paziente si deve sentire attore e bisogna valorizzare le sue risorse, si chiamano le risorse residuali, perché chiunque di noi sa fare qualcosa, allora facendogli fare si esprime e si sente realizzato, chiaramente non perché guadagna più di milioni, ma semplicemente perché si sente utile alla comunità, a se stesso e agli altri. Che cosa c'è di più bello? Avere 5 panfili? Il sesto poi ti rompi le scatole, ti cosa fai? Cioè, non ti può bastare qualcosa di meno. Adesso questa è la cancella. Per quanti se ne possono accumulare gli oggetti, alla fine... Alla fine muori disperato. Sì, cioè, non basteranno mai. Come diceva De André, la morte verrà all'improvviso, ti coprirà di un velo bianco. Cioè, nel senso che tu puoi essere anche ricco, ricalla, e finire tutti gli anni alla fine. E quindi, magari, se puoi lasciare... Tornando a De André, se vuoi lasciare una goccia di splendore, la goccia di splendore la lasci nel momento in cui sei utile alla comunità, altrimenti hai vissuto una vita narcisistica, autoreferenziale, e mi permetto di dire, anche se qualcuno si offenderà, che questa vita così non ha nessun significato. Se non lasci nulla, la tua vita l'hai sprecata. Esatto, perché viene a mancare anche il senso di quello che si fa, di quello che si può lasciare agli altri, non inteso come qualcosa naturalmente di materiale, ma come qualcosa che si è vissuto insieme e che poi va oltre il tempo, il nostro tempo, che poi è finito. Quindi molto bello il fatto che le persone poi così si possano sentire protagoniste, anche chiamate in causa in progetti e in processi concreti, quindi questo mi sembra importantissimo, quello che ha raccontato su questi progetti che state portando avanti. Io in realtà, anche se è passata oltre un'ora e la ringrazio di questo tempo, però se posso avrei ancora un'altra curiosità, visto che appunto per tanti anni e continua a occuparsi anche di questo, anche adesso, si è occupato appunto di disagio mentale, anche proprio per la sua professione, oltre che anche adesso come un impegno proprio di associazione. Mi chiedevo che tipo di ricadute ha avuto su di lei l'avere a che fare con il disagio psichiatrico, l'avere a che fare con i pazienti, che cosa le ha dato dal punto di vista personale, che cosa le ha lasciato, e soprattutto, guarda, mi chiedevo... Dice,
Mi chiedevo oltre a questo, ecco, se qualche volta si è sentito un po' solo, un po', ecco, diciamo, abbandonato magari dalle istituzioni, se c'è stato appunto, ci sono stati momenti anche di sconforto nella professione. Allora, rispondo alla prima e faccio una premessa, vi può sembrare enfatico, ma non lo è affatto. Io, conoscendo i pazienti, ho conosciuto la vita. Ho conosciuto la vita, perché questa è una parte della nostra esistenza con la quale, se non si fa, non si fa conoscenza, se non si approfondisce, abbiamo capito a metà che cos'è l'esistenza umana. Quindi io lì ho imparato. Io ho imparato tantissimo, dal disagio mentale. Io, tra l'altro, faccio questo mestiere, ma io ero studente di fisica prima di prendere la botta e interessarmi di questa branca delle discipline, per me la più interessante. Quindi, cioè, voglio dire, è stato De André un po' a nutrirmi. Io non sarei detto, ma sta roba da dove mi è venuta? E se tu a 16 anni continui ad ascoltare Fabrizio De André, qualcosa si deposita. Poi fai una scelta, insomma, così diceva Fabrizio De André, un po' che quando uno blocca la propria esistenza emotiva è come fosse un cinghiale laureato in matematica pura. Un po' mi sono sentito che potevo fare questa fine, e per fortuna invece ho fatto una fine diversa, insomma, un'esperienza diversa. Quindi questa è la mia risposta. Quando uno fa un mestiere, qualunque mestiere, con passione, impara, si nutre, e senza che te ne accorgi, questa conoscenza empatica poi la ributti dentro. E allora i pazienti si sentono davvero, sto dicendo una cosa assurda, apparentemente, si sentono amati a prescindere. La forma migliore dell'amore, suggerisco la lettura di questo libro di Erich Fromm, L'arte di amare, un libro che è stato pubblicato l'anno in cui sono nato, e non vi dico, stiamo parlando di 66 anni fa, 68 anni fa addirittura. Cioè, questo libro ancora vende, e Fromm ci spiega che cosa vuol dire essere amati a prescindere. Ci dice che il più grande anelito per l'essere umano è sentirsi amati a prescindere da quello che meriti, perché essere amati per merito, uno non si sente amato, si sente utile. Un altro cinema da scoculiare, ma se vi capita, sono 98 pagine, è un libro davvero molto interessante, ancora attuale nonostante gli anni che sono passati. La risposta alla tua domanda è una domanda che davvero sembra concordata, ma tu lo sai che non abbiamo concordato nulla, è una domanda davvero interessante. Io ho assistito nella mia esistenza professionale a una deriva di questa umanizzazione da parte dell'istituzione, di questa umanizzazione del rapporto con i pazienti, perché c'è stato uno scadimento costante dal punto di vista, diciamo così, anche dell'interesse, anche dell'impegno, anche dell'attenzione da parte dei servizi anche istituzionali di aiutare queste nostre strutture. Sono strutture un paio, ma parlo della nostra regione, sono strutture oramai vecchie, senza risorse, non si assumono il personale, ci sono davvero delle cose che andrebbero cambiate. E non è colpa di chi guida le cose, cioè magari qualcuno ha la colpa di non essere tanto empatico nella relazione, quello. Ovviamente non lo giustifico, posso comprenderlo, visto che queste competenze non si insegnano all'università, non sono solo io a dirlo. La relazione che hai col paziente è la materia più importante che devi conoscere. Poi sai tutte le cose tecniche, ma senza essere capace di entrare in relazione, tu puoi essere solamente un terapeuta dell'ELLA, direbbero qua a Milano, dell'ELLA, no? Per non dire un'altra cosa. E quindi quando ti trovi di fronte a queste cose, non nascondo che anche io mi sono trovato in difficoltà. Ma la mia forza è che quando sono in difficoltà mi riarmo e continuo a fare cose. E così questa associazione continua a trovare le mie soddisfazioni e la soddisfazione della gente, proprio cercando di fare cose che sono un po', come dire, alternative a quelle che mi vengono
antiche, che sono in qualche modo difficili da creare. Se devo dirlo in tutta onestà, non è che la psichiatria gode di tanta salute. Riducono il PIL, la nostra azione, l'intera nazione è quella che spende del PIL nazionale una quantità irrisoria, il PIL del 5%, non so, in Francia mi pare che sia il 10%, in Inghilterra il 12%, insomma, si pena anche gli operatori, i direttori di dipartimento penano anche perché non ci sono denari, quindi se non ci sono denari, come si diceva, se non ci sono soldi non si diventa mesa. Quindi il problema è più complicato, non lo voglio rendere troppo semplicisticamente così, però è un problema complicato e già questa complicazione è un problema, perché non si può dimenticare di questa enorme quantità di persone sofferenti, di qualunque tipo, che siano nevrotici, che siano disturbi di personalità, che siano problemi psichiatrici, c'è bisogno di più interesse, c'è bisogno anche di più risorse economiche, oltre che di qualità degli interventi. Questa è un po' la mia considerazione dopo 40 anni e qualcosa di lavoro e di conoscenza un po' di questa. Però non abbattiamoci. Le associazioni sono tante, fanno tante cose straordinarie, molti di questi, come nel nostro caso, grazie anche alla collaborazione dei nostri capi di dipartimento con la nostra ospedale, e quindi non è che sto dipingendo tutto nero. No. Dico solo che bisognerebbe essere un po', ci vorrebbe un po' di più colore, diciamo la cosa. Sì, però è difficile, è complicato. Ci dovremmo un po' anche noi allertare tutta la comunità, cioè cercare di sostenerla questa causa degli interessi, dell'interesse sulla salute mentale, perché è fondamentale che questa cosa si tratti bene, perché non possiamo continuare ad avere così tante sofferenze. Sì, è sicuramente complicato, come diceva, perché poi naturalmente tante iniziative belle si basano molto spesso sull'iniziativa personale di chi ha la passione appunto di portare avanti i propri progetti, e poi magari su alcune cose ci si scontra. La passione è il dovere di trascinare anche gli altri, è un po' una fatica, ma bisogna che lo sappia. È vero. Questo è sicuro perché poi ci si contagia, ecco, anche in questo esatto. Modo di fare, e si possono anche trascinare gli altri. Questo effettivamente il disagio poi è qualcosa che vediamo alla fine, riguarda tanti contesti, riguarda anche per esempio le carceri, riguarda anche le forze dell'ordine, certo. Cioè ci sono tante situazioni critiche. Ma anche il problema dei minori, ci sono tanti minori che a mano non c'è possibilità di cure, cioè, si fa fatica, i genitori sono disperati, insomma vedo tante storie che veramente ti stringe il cuore, quindi bisogna davvero stare attenti. A me non piace fare critiche, la mia critica è sempre costruttiva, non cerchiamo colpevoli ma cerchiamo di fare qualcosa di diverso. Io ti devo salutare perché mi stanno suonando, sto aspettando i musicisti giù, per cui vedo l'esempio che mi stanno suonando. Gli avevo detto che alle 7:30 abbiamo un po' sforato. Va bene lo stesso. Grazie davvero. Grazie a voi. Ci sono un po' di persone che hanno commentato, poi potrà leggere direttamente sotto il video. Grazie. Grazie ancora e grazie alle persone che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno. Grazie. La salute mentale è un diritto di tutti, mi raccomando, ricordatevelo. Esatto. Arrivederci. Arrivederci, a presto, grazie. Arrivederci, a presto. Ciao.